A Contrada Strato, la Paragano di Ariano Irpino, la situazione peggiora lentamente, ad ora in ora. Vi è il rischio concreto di una chiusura al traffico della strada provinciale 10 che collega il Tricolle con Villanova del Battista, Zungoli, Monteleone e gli altri comuni della Puglia. Stamane sono iniziati i primi interventi, come potete vedere da queste immagini, ma la situazione sta comunque precipitando. Sì, precipita, parecchio, però nessuno prende provvedimenti. Noi siamo stanchi, veramente stanchi. C'è qualcuno dall'alto che si disse una mossa. Stanno due famiglie in mezzo a una strada e continueranno a stare in mezzo a una strada. Qualcuno si deve dar da fare. Basta. I guai che sembrerebbero essere stati causati dall'alto calore qui sono evidenti. Il fronte della frana si sta allargando ulteriormente, ci sono due abitazioni già evacuate, una situazione di disagio che i residenti avevano già preannunciato a chi di competenza sin dalle prime avvisaglie. Nessuno si è adoperato in tempo per evitare tutto questo. Strada sprofonda, l'acqua continua. È a quel spigolo di casa mia sta sempre pure a rischio. a rischio, sì. Questo se vi ricordate va bene, già da l'anno scorso, 2 anni fa mi pare che avete stato già presente in questa situazione. Purtroppo non si riesce a recuperare niente e qua siamo in brutta condizione. Vedete, ora esce l'acqua, ora questo si rovescia tutto quanto là, in mezzo alla strada. Quante famiglie ci sono che sono a rischio? E qua siamo a 3-4 famiglie, io compreso là sotto. E qua è stato giunto comunale, provinciale, tecnico dell'altra calore, quindi non se Le le cause. cause e nessuno si è preso la responsabilità. Purtroppo l'altra calore dice che è la provincia dice che è comunque, e qua siamo sempre punti da capo noi. Tanto la frana cammina. È andata a fare il cammino e i cittadini ci vanno per sotto, di continuare. Non altro. Da Strato la Paragano a Pignatale, siamo al confine tra Ariano e Villanova del Battista, strada questa molto trafficata da pendolari, anche qui asfalto sprofondato. L'assessore al ramo Nicola Castagnozzi, con la testa ormai nell'eolico, non ha predisposto neppure un'adeguata segnaletica. Vi è il rischio di finire all'improvviso giù nel fossato che si è creato a causa della voragine. Solo 2 giorni fa si è sfiorata la tragedia. 2 giovani di Ariano Irpino provenivano dalla località Orneta Masciano, sono rimasti per qualche minuto in bilico su ciò che resta di questa strada, soccorsi da un agricoltore della zona e trainati da un trattore per evitare ulteriori movimenti bruschi. Sono stati alla fine tratti in salvo. Sarebbero finiti tranquillamente in fondo alla voragine. L'ufficio tecnico del comune di Ariano, come a Pignatale e in altre zone della città, continua a dormire sonni tranquilli e magari a sprecare denaro in qualche strada che interessa più da vicino politici o funzionari comunali.